Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5Ds! Iniziamo una nuova serie nella campagna principale di Yu-Gi-Oh! 5Ds, sono metà blind, metà so cosa si va a trattare. Pronti? Partenza? Duello! Giovani e vecchi duellanti, professionisti e dilettanti, è arrivato il momento che stavate aspettando. Benvenuti a Nuova Domino, patria del duello turbo. Tra l'altro, 2021. I duelli turbo sono una nuova forma di duello che si svolgono su delle motociclette chiamate Duel Runner. Tuttavia, la nostra storia non inizia a Nova Domino. Seguiremo il nostro eroe Yusei Fudo nella periferia povera nota come Satellite. Yusei fu offeso dal campione del duello turbo Jack Atlas. I due erano una volta amici, ma Jack rubò i due oggetti più preziosi di Yusei, la carta Drago Polvere di Stelle e il suo Duel Runner personalizzato. Jack fuggì da Satellite e divenne campione del turbo duello di Nuova Domino. Yusei voleva confrontarsi con Jack, ma purtroppo il Sector Security continuava a mettere i bastoni tra le sue ruote. Rally, l'amico di Yusei, trovò un chip di accelerazione Skylon 30, ma non mi faccio domande. Yusei, Yusei, guarda! È un chip di accelerazione Skylon 30! Ma questi sono incredibilmente costosi. Non dirmi che l'hai rubato. Non ho rubato niente, l'ho trovato per terra in pieno giorno. Ok, grazie. Il tuo Duel Runner sarà più veloce con questo? Certo che sì. Però a quanto pare Sector Security aveva già rintracciato Rally perché aveva rubato il chip in realtà. Toccava a Yusei affrontare Sector Security e tirare i suoi amici fuori dai guai. Ma guarda che tipo! Sapevo che avrei dovuto sbatterti in prigione quando eri un bambino. Finalmente il mio desiderio diventerà realtà. Hai intenzione di obbedire tranquillamente e seguirmi senza fare problemi? Certo, ma solo se mi puoi battere. Affare fatto, idiota. Lo vedremo, idiota. È molto sicuro. Ai mostri sincro, ok? Ok, quindi ora facciamo un attimino le basi, giusto? Mettiamo un mostro tuner. Ok, in difesa. Ok. Ma non tuner. Perché mi ha detto tuner? Ah, seleziona, posiziona. Va bene. E? Wow. Iniziamo bene. Sì. Facciamo cilindro magico. È molto strano come duello iniziale. Però mi aiuta a capire. Ok. Comincia evocando specialmente l'ingannatore. Ok, evochiamo specialmente scartando Nitro Synchron, ottimo. Evocazione per scoperta con guerriero velocizzato. Rottame Sincro in posizione di attacco. Ok. Attiviamo l'effetto, certo. Ed evochiamo Nitro Synchron dal cimitero. Ah, dal cimitero poi. Evocazione per Sincro. Ok, guerriero Rottame. Questa e questa. Vai. Ah, posso parlare anche con questi due allora. Ma è da 5 stelline. Nitro guerriero, wow! Però ho dovuto sacrificare il mostro che ho appena evocato, guerriero, perché? Oh, quindi giochiamo a mostro resuscitato. Rievochiamo guerriero rottame, che non funziona come le fusioni. Quindi possiamo riprenderlo. Adesso finiamolo. Mi fa fuori. Ah, perché? Ok, ho capito ora. Ma non lo faceva vedere comunque. Non era in grafica, non capivo. Ah, ho perso la mia promozione. Tornerò ad essere un vigile. Fatto bene. Un tuffo nel passato. Oh, attenzione. Vi ricordate, no? Cioè, poc'anzi ci hanno detto che Jack riuscì a fuggire da Satellite utilizzando la carta Drago Polvere di Stelle? Perfetto. Benvenuto nella Kaiba Dome. Questa cupola creata per i duelli è davvero impressionante, non è vero? La televisione non le fa giustizia. Ora immaginala con migliaia di fan adoranti che tifano e incitano il tuo nome. Ma questa è un'esperienza che non farei mai, Yusei. Perché dopo questo duello, le uniche persone che tifano per te saranno i tuoi poveri amici di Satellite. Se non ti volteranno le spalle quando torni a casa senza il Drago Polvere di Stelle. Non sa. Rimpiangerà di essere venuto qui perché ho intenzione di batterti con la tua stessa carta. Il deck della storia che non so giocare i Synchron, ma va bene. Anche perché quando giocavo Yu-Gi-Oh! 5Ds,
Utilizzavo un deck che mi facevo con le carte che potevo, da cui potevo prendere codice su Game Boy. No, era su, no, quello già era Nintendo DS. Però potevi inserire dei codici e prenderti le carte che ti pareva. Quindi avevo dei deck strani. Ok, Vendetta a distanza mi piace. Anche Piano dei Tuner mi piace. Mi piace anche questa. Non ho altro però. Peccato. Aia, iniziamo male, eh. Iniziamo malissimo. Arcidiamo le folle. Ok. Ok, l'attivo subito, tanto il primo duello, voglio, insomma, voglio un attimino imparare a gestirmi le carte. Gardena fantasma. Oh, i Gardena, certo che tutti quanti fissati con le difese, eh? Allora, mettiamo Gardena coperto. Tanto anche attacca. Ecco, infatti. Per il momento, finché non fonde. Vabbè, lo scopre, non è che succede molto. Ah, quindi ogni volta che subisce danno. Ok, evoca specialmente dalla tua mano un mostro con un livello pari o inferiore al numero di segnalini. Oh, cavolo. Ecco, forza spirituale è interessante. Però per il resto non ho mostri da evocare. Ah, sincro, baby. Aspetta. Aspetta però, aspetta, 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 aspetta. Ragazzi, ragazzi, eccola! Sì! Come ti brucia, Jack? Eh? Eh? Allora, direi di attaccare, eh? Magari lo distrugge, a forza riflessa. Non ha nulla. Ah, però ha quella carta lì che ogni volta che prende danno... Cerchiamo di finirlo prima? Ah, tanto per difendersi. Insomma, non è molto, ma almeno lo portiamo a zero. Vai. E ho vinto, tra l'altro, con la carta Drago Polvere di Stelle. Proprio quale vittoria più goduriosa poteva esserci? Durante il duello, Yusei e Jack evocarono un enorme drago fiammeggiante. Tutti rimasero sconvolti, tranne Rex Goodwin. Ah, sì, Rex. Cos'è, un drago? Yusei, che tipo di trucco è questo? La possente bestia è emersa dal suo sonno. Che cosa sta accadendo al mio corpo? Non ho mai visto questo marchio scintillante sul mio braccio. Che cosa? Io non sono l'unico con questo marchio. Jack, quindi tu sai cos'è? Tu lo sai, giusto? Jack, di qualcosa! Sei in violazione del codice 36B. Il codice afferma che i residenti satellite non possono entrare a Nova Domino. Con l'ordinanza del Dipartimento del Controllo Sociale ti dichiaro d'arresto. Non puoi fuggire, ti abbiamo circondato. Ah, che palle questo tipo qui. Già mi sta sulle scatole, spero di non vederlo più per un bel po'. Vai, un altro duello. E così Yusei stava per ricevere la sua sentenza. Fu contrassegnato con un colore tracciante sulla guancia e fu messo in una prigione chiamata La Struttura. Incontrò Tenzin Yanagi. Sono tornato! Tu sei molto migliore del mio ultimo compagno di stanza. Che cosa ci fa un tipo come te qui? Io? È perché colleziono le carte! Come tutti. Sì, ma le mie carte sono magiche reliquie illegali provenienti dall'antica civiltà. Mi piacerebbe vederne alcune. Voilà! Sono stato incarcerato qui così tante volte che ho imparato come intrufolare il mio deck senza farmi beccare dalle guardie. E me lo infilo su per il culo! Perché non siamo autorizzati a duellare in questa prigione? Duellare è l'unico modo per stare al sicuro. Imparerei quella lezione molto presto. Ma finché abbiamo queste carte siamo pronti. E invece non avevo le carte. Attenzione però! Yusei e Tenzin subito ad affrontare ex campioni Bolt Tanner. Benvenuto nel mio stadio dei duelli, novellino. Ora ti spiego come funzionano le cose qui. Il primo giorno dentro tutti duellano. Se duelli bene sarai rispettato. Ma io sono il migliore. Dimostramelo. Duelli con quell'inutile deck del tesoro, ma per favore. Penso che tu debba imparare cosa significa veramente quella parola, cioè duellare. Ragazzo mio, Ragazzo mio, ti farò il culo grosso come una capanna. Pugno! Che cavolo, già vinto lui. Questo si prospetta male, eh. Va lui per primo. Vabbè, non è un gentiluomo, ma non importa. Attiviamo Maschera del Maledetto. Girai Gumo. Cronomalia Trabucco Cabrera. Interessante l'effetto che ha quella carta, eh.
Intanto lui non può attaccare, però devo distruggerlo in qualche modo. 2200 punti d'attacco sono molti. Ah. Abbiamo arma segreta, che non è male, eh? E metodo di Stonehenge, mettiamo un po' pure qui tanto. Niente, in difesa e finisco il turno. Appena pesca. Yeah! Andiamo con arma segreta. Vai! Buono, un bel dannino. Però... E vabbè però! Ma dai! Ma fanno tutte schifo! Non ha senso! Cioè, come fai a giocare sto deck? Come fai a giocare sto deck? Ma sul serio? Ma c'era ragione che sto deck fa schifo. Ah, certo, ci voleva. Per lasciarmi con 200 punti. Ah, 100 precisi, guarda. Perché 2100. Sto deck non è fattibile. Sempre peggio, ragazzi, è sempre peggio. Vediamo un po'. Se riusciamo a salvare qualcosa con questo terzo duello. Ma dai! Ma ogni volta! Ma basta! Ma smettila! Vabbè! Eccola là! Ma ti pozza la prima parte, maledetto! Toh! Vai. Forse riesco a sfangarla in maniera molto difficile, ma ci riesco. Vediamo un po' che combina. Ti prego, equipaggia ancora questo, equipaggia, strombolo. Non posso... Se la sfango è per puro miracolo. Ok. Devo per forza. Ora l'attivo su questo. E spada rivelatrice. Vabbè, così non può attaccare. Muro dimensionale. Bene. Oh, terza volta, no? Come si dice in inglese? Third time's the charm, no? Vieni, vieni, vieni. Vieni, Gianni! E vai! Oh, difensore incrollabile, mamma mia. Tre duelli. Se questo era veramente era solo un duello così, prima botta, questo mi sa che dentro la doccia faceva il gioco della saponetta. Ma non ho mai duellato con qualcuno come te. Sei bravo, come ti chiami, novellino? Io sei. Il mio tempo sul palcoscenico è finito. Ma voglio fare tutto il possibile per farti diventare un professionista. Ti interessa? Molto. Attenzione ragazzi, prossimo è il duello punitivo. Che bello. Bene, finiamo qui con questo episodio di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Questa terza serie di Yu-Gi-Oh! Si prospetta tosta. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Ovviamente in descrizione trovate sempre il link per Instagram. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!